Lasciamo il calcio e andiamo al volley, ai playoff volley maschile, niente da fare per Piacenza e Milano. La finale scudetto sarà tra Trento e Civitanova come nel 2017, si parte il 1° maggio. Maurizio Colantoni. Una bella emozionante, la vittoria su Piacenza, davanti al tutto esaurito. Trento torna a sorridere e a giocare una finale dopo 6 lunghi anni. E sarà la stessa sfida dell'ultima volta contro i campioni d'Italia di Civitanova, che invece hanno eliminato Milano. La soddisfazione del regista Riccardo Sbertoli. Trento avrà la bella in casa. Intanto la sensazione, perché è una finale, non dico inaspettata, ma per te sognata. Assolutamente, da quando sono un bambino che sogno di giocare una finale scudetto e ho realizzato questo sogno, però adesso il sogno deve diventare portare a casa lo scudetto. 3-1 a Piacenza, una Piacenza che è una squadra di grandissimi campioni. Siete riusciti ancora una volta a ribaltare la situazione? Sì, Piacenza è una squadra di grandissimi campioni, ha all'interno alcuni dei giocatori più forti del mondo e questo che dà ancora più valore a quello che abbiamo fatto. Che ti aspetti da una finale, tra l'altro contro una squadra che ha vinto gli ultimi tre scudetti, Civitanova, una squadra sicuramente blasonata? Sì, sicuramente mi aspetto una squadra che sa come affrontare queste finali, però anche noi abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare qua in fondo. E quindi quello che abbiamo imparato ce lo porteremo dentro con tutta la grinta che avremo per portare a casa lo scudetto.